Ciao amici, eccoci per un nuovo episodio dei video tour. Oggi andiamo ad esplorare uno dei quartieri più affascinanti e caratteristici di Manhattan, ovvero l'East Village. Eccoci nell'East Village, quartiere che ha assunto una propria identità autonoma a partire dagli anni 60 del secolo scorso. Infatti precedentemente faceva parte del Lower East Side. Successivamente, a partire appunto da quel decennio, divenne il punto di riferimento di una comunità di artisti, e quindi, seguendo sulla falsariga quello che era successo precedentemente nel Greenwich Village, venne ribattezzato come East Village e divenne in particolar modo negli anni 70 il centro della controcultura del movimento punk. Quindi vi si potevano trovare numerosi laboratori di tatuatori, vi si potevano trovare a passeggio i musicisti della scena punk, e ovviamente era anche un centro di attivismo politico di sinistra. Negli ultimi decenni il quartiere ha cambiato decisamente pelle ed è diventato molto abitato dagli studenti, che sono attirati dei prezzi molto concorrenziali per essere a Manhattan. E il tour inizia in maniera un po' lugubre. Vi mostro infatti due cimiteri molto antichi della città. Questo è sulla seconda strada, tra la First e la Second Avenue, ed è il New York City Marble Cemetery. Qui sono sepolte, ci sono le tombe con i resti di alcuni dei membri delle famiglie più importanti del passato della città, come per esempio i Vanderbilt, i Morgan, eccetera eccetera. E a poca distanza adesso ve ne mostro un altro. Questo è il meno antico dei due. Adesso vado a mostrarvi il primo. E sulla Second Avenue c'è il più antico dei due, mentre quello precedente si chiamava New York City Marble Cemetery. Questo si chiama semplicemente New York Marble Cemetery. E questi due cimiteri avevano la particolarità di seppellire in entrambi i casi i morti sotto delle volte in marmo, e questa era dovuta ad una credenza popolare che portava la gente a pensare che i morti seppelliti sotto queste volte in marmo non potessero più liberare nell'etere i vapori del contagio, perché in quel periodo New York era afflitta dal contagio di malattie come vaiolo e febbre gialla. Tra l'altro, questi due cimiteri furono anche un ottimo business economico, perché vennero realizzati poco prima la promulgazione della legge che impediva il seppellimento dei morti a sud di Canal Street. Questa al 91 della Second Avenue è la townhouse all'interno della quale viveva il celebre compositore e musicista George Gershwin, insieme al fratello Ira, che era invece un librettista. Vivevano al secondo piano. Questa è la sesta strada, il tratto che va dalla Second Avenue alla First Avenue, che vi sto inquadrando, ve lo do giusto come suggerimento, prende il nome di Curry Row, e si possono infatti trovare una moltitudine di ristoranti orientali, prevalentemente indiani, poco pretenziosi e molto economici. E nell'East Village, il tratto della Second Avenue, che si estende tra la quarta e la quattordicesima strada, prende il nome di Little Ukraine per l'alta concentrazione di abitanti provenienti da questa parte dell'Europa. Le due vie principali, quelle centrali, sono la sesta e la settima, ovviamente est, visto che ci troviamo appunto nell'East Village. Qui sulla sesta, al numero 222, c'è l'Ukrainian Museum,
ripercorre appunto la storia dell'immigrazione di questo popolo e potete ammirarvi numerosi reperti inerenti alla loro cultura, alla loro tradizione, come per esempio i pisanchi delle uova di Pasqua dipinte a mano. Sulla settima strada invece della Little Ukraine, al numero 30, vedete dinanzi a noi la McSorley's Old Ale House. Come vedete sull'insegna, operativo dal 1854, e si contende il titolo di bar più antico della città con l'Ear Inn e la Pete's Tavern. Di fronte la McSorley's Old Ale House, sempre sulla settima strada al numero 30, anzi al numero 15, scusate, molto bella, e anche la chiesa cattolica ucraina di St. George. Questo edificio con il rooftop tondeggiante, che si trova al 105 della Second Avenue, oggi ospita una banca, è un altro ex edificio storico, ovvero il Fillmore East, che inaugurò come Commodore Theater e fu portato al successo dall'impresario Bill Graham, che vi fece suonare star del calibro di Jimi Hendrix e dei Doors. Ha chiuso i battenti lo stesso anno del CBGB, ovvero nel 2006. Questa è la Second Avenue dell'East Village, che come vi ho detto prende il nome di Little Ukraine. Nel passato invece il tratto che andava dalla Houston Street alla 14ª strada prendeva il nome di Yiddish Rialto, perché c'era un'alta concentrazione di ebrei, e qui dove c'è la Chase Bank al numero 156 era la sede storica della Second Avenue Delicatessen, che oggi si è spostata nel quartiere di Murray Hill, nel Midtown. E di fronte c'era questa Walk of Fame con i nomi degli artisti e degli attori teatrali che si esibivano qui sulla Yiddish Rialto. E sulla Yiddish Rialto l'attività teatrale era una delle più utilizzate come forma di intrattenimento per coloro che abitavano in questa zona, che non erano propriamente ricchi, e quindi qui fiorirono numerosi movimenti teatrali di serie B. Al 189 della Second Avenue c'è il Villages Cinemas. Questo edificio ospitò numerose compagnie teatrali, cambiando gestione numerose volte nel corso degli anni. Quella che vi sto mostrando, e che si trova tra la Second Avenue e la 10ª strada, è la chiesa di St. Mark's in the Bowery, seconda chiesa più antica della città dopo la St. Paul Chapel. Risale infatti al 1799 e secondo alcuni studiosi si trova sui terreni sulla quale sorgeva la cappella di famiglia del potente governatore olandese Peter Stuyvesant. Faccio vedere qualche curiosità, per esempio la scultura di questo leone, che è una copia di quello fiorentino, se non erro si chiama Marzocco. Poi c'è un busto del governatore Daniel Tompkins, molto amato, al quale è stato intitolato il Tompkins Square Park qui nelle vicinanze. Una statua anche di un nativo d'America, e vi faccio vedere esternamente un'altra curiosità. Guardate, adesso ve la ingrandisco, quella è la campana originale . Il campanile originale infatti andò distrutto da un operaio, per colpa di un operaio che durante dei lavori di ristrutturazione gettò un mozzicone di sigaretta, andò a fuoco, ma la campana originale è stata conservata perché è considerato un reperto storico di grande importanza
poiché suonò in occasione di importanti eventi come per esempio il funerale di Martin Luther King o di John Fitzgerald Kennedy. Tra l'altro all'interno di questa chiesa, tra le mura, ci sono anche i resti del governatore olandese Peter Stuyvesant. E qui siamo nella zona storica dell'East Village, conosciuta come St. Mark's Place Historic District o Renwick Triangle, dal nome dell'architetto. Qui si trovava la fattoria del potente governatore olandese Peter Stuyvesant, e proprio per rispetto dei suoi discendenti, quando venne promulgata la griglia di urbanizzazione di Manhattan nel 1811, per rispetto a questa famiglia, per l'appunto, queste vie sono state lasciate irregolari come erano e non vi sono stati fatti lavori per adeguarla. Questa enorme ex casa residenziale, che si trova al numero 26 della Stuyvesant Street, è la Stuyvesant Fish House, che veramente, se rapportata ai tempi, fa capire quanto potesse essere influente e potente questa famiglia, veramente enorme. Ci viveva una delle nipoti del governatore, che sposò Nicholas Fish, divenne senatore, e per questo motivo la casa si chiama appunto Stuyvesant Fish House. Oggi ospita una facoltà della New York University ed è anche la residenza del presidente della Cooper Square. Ecco, questa era la vecchia porta d'ingresso. Ho detto che era la residenza del presidente della Cooper Square, ovviamente intendevo dire che era la residenza, che è la residenza del presidente della Cooper Union. Ed eccoci sulla St. Mark's Place, che sarebbe l'ottava strada nel tratto che si estende tra la Third Avenue al Tompkins Square Park. Questa è la via principale dell'East Village. È un tempo il centro della sua controcultura. Vi si potevano trovare infatti a passeggio molti musicisti punk come i Ramones e Iggy Pop. E inoltre era pieno di negozi di abbigliamento che ricalcavano quello stile, laboratori di tatuatori, negozi di fumetti, eccetera eccetera. Oggi praticamente ha chiuso tutto. Una delle ultime attività che ancora resiste, come vedete, Search and Destroy, negozio assolutamente fuori di testa. Purtroppo non è consentito fare riprese o scattare fotografie all'interno, quindi ve lo mostro solo esternamente. Questa è il numero 4 della St. Mark's Place, è una delle case più antiche dell'East Village, è la Hamilton Holly House, così chiamata perché ci visse Elizabeth Holly, la vedova di Alexander Hamilton, primo segretario del tesoro della storia degli Stati Uniti d'America, e che rimase vedova perché gli fu assassinato dal suo rivale politico Aaron Burr durante un duello. Qui al numero 11 un tempo c'era la St. Mark's Comics, che era il negozio di fumetti più famoso del quartiere, mentre al numero 12 di fronte, vedete, questa era la sede di un poligono di tiro frequentato dalla comunità tedesca, come potete vedere dalla scritta. È da rilievo che raffigura un bersaglio. Questa sotto le impalcature, che sorge tra il 19 e il 25 della St. Mark's Place, un tempo ospitava la National Polish Dome, luogo frequentato dalla comunità polacca. Al secondo piano era presente una discoteca chiamata Electric Circus, molto frequentata da Andy Warhol, e che chiuse i battenti dopo che nel 1970 esplose un ordigno esplosivo in pista. Purtroppo è rimasta vittima del Covid la storica GMSBA,
trovava qui all'incrocio tra la Second Avenue e la St. Mark's Place, attività ultrasecolare considerata l'inventrice della egg cream, bevanda molto popolare a base di latte, sciroppo di cioccolato e seltzer. Ai civici 135 e 137 della Second Avenue trovate questi due edifici in mattonato rosso, entrambi di proprietà della famiglia di origine germanica Ottendorfer. Il primo è una succursale della New York Library, piena di testi appunto in lingua germanica, discendenti dalla collezione di questa famiglia. Accanto c'è l'ex Stuyvesant Polyclinic Hospital. Ecco un altro suggerimento non particolarmente usuale, al numero 80 della St. Mark's Place. Ha inaugurato da poco, da qualche anno, il Museum of the American Gangster. La particolarità è che è stato ricavato all'interno di quello che era un ex speakeasy molto frequentato da Al Capone, John Gotti, Lucky Luciano, eccetera eccetera. E gli amanti della musica rock riconosceranno all'istante questa coppia di edifici al civico 98 della St. Mark's Place. Sono i celebri palazzi che appaiono sulla copertina dell'album capolavoro dei Led Zeppelin, Physical Graffiti. Vedete la particolarità delle scale che uniformate gli archi superiori, pare che stiano a formare un cuore. Edificio che è stato utilizzato anche nel video della canzone dei Rolling Stones Waiting for a Friend, dove Mick Jagger aspetta Keith Richards seduto sulla scalinata. E qui siamo sulla decima strada, dove a ridosso del Tompkins Square Park ci sono le terme più antiche della città, le Russian and Turkish Baths. Come vedete, operative dal 1892, erano un'istituzione quando il quartiere era popolato da immigrati, prevalentemente dell'Europa orientale. Poi con il cambio generazionale sono andate un po' in difficoltà e adesso da qualche anno sono tornate a lavorare in maniera egregia grazie ad una clientela abbastanza variegata. Sempre sulla decima strada intravedete già il Tompkins Square Park e proprio all'angolo c'è un'altra chiesa molto bella dell'East Village, che è la chiesa ortodossa di St. Nicholas in Myra. Ed eccoci qui, questo è il Tompkins Square Park, parco principale dell'East Village. Ci troviamo sulla Avenue A, quindi già nella zona di Alphabet City. Tompkins Square Park, nominato in onore dell'amatissimo governatore Daniel Tompkins, è stato inaugurato nel 1878 ed è diventato il centro della controcultura dell'attivismo politico anarchico dell'East Village negli anni 60 e 70. Spesso è stato considerato anche molto pericoloso, tuttora è consigliabile evitarlo nelle ore serali, come tutta la zona però di Alphabet City. Nel 1992 è stato rivitalizzato ed è stata realizzata la prima area per cani presente in città. Adesso vi faccio vedere qualche monumento
Ecco, questa è la fontana della temperanza, donata da un dentista di nome Cogswell. Sulla sommità c'è la statua di Hebe, coppiere degli dei. E sui quattro lati, quattro virtù incise: carità, temperanza, fede e vediamo l'ultima, speranza. Quest'albero contraddistinto da questa specie di cassette, cassetta per le lettere, è l'Hare Krishna Tree, che è stato piantato per salutare alla metà del Novecento l'ingresso della religione induista nella città di New York City. Adesso vi faccio vedere quello che è probabilmente il monumento con la importanza storica più rilevante presente in questo parco. Questa fontana è il memoriale della Generale Slocum. Vedete, ci sono dei bambini che guardano un incendio, il fumo di un incendio. È stata praticamente la più grande tragedia singola della storia della città dopo l'11 settembre. La Generale Slocum era un'imbarcazione che partì dal quartiere di Kleindeutschland, che si trova da queste parti, pieno di gente proletaria tedesca. Partì per una gita domenicale, carica di passeggeri, soprattutto donne e bambini, una gita domenicale a Long Island. Subito dopo la partenza scoppiò un incendio a bordo. Il capitano testardo continuò ad avanzare nella sua rotta e vuoi l'imperizia del personale di soccorso, vuoi anche le attrezzature di soccorso stessa, che erano comunque abbastanza antiquate, ci furono più di 1000 vittime che arrivarono carbonizzate a destinazione e i funerali durarono 2 settimane con cortei con decine e decine di bare. All'ingresso sud-orientale del Tompkins Square Park c'è la statua di Samuel Sullivan Cox, membro del Congresso, che si batté sempre in maniera molto strenua per difendere i diritti della categoria dei lavoratori dei portalettere, e per questo motivo venne soprannominato per l'appunto l'amico dei portalettere. E se ancora non aveste capito che l'East Village era il centro della musica rock e soprattutto punk, di fronte al Tompkins Square Park, fra la Avenue A e la Settima Strada, il bellissimo mural che raffigura Joe Strummer, cantante dei Clash, scomparso, come potete vedere, a 50 anni nel 2002. Ed ecco che adesso, costeggiando il Tompkins Square Park, ci stiamo imbattendo nella zona conosciuta come Alphabet City, zona che fa parte sempre dell'East Village, non particolarmente sicura, quindi da evitare nelle ore serali. Alphabet City, che prende questo nome poiché le sue avenue, che sono 4, anziché essere nominate con i numeri, sono nominate con lettere dell'alfabeto. Questo perché quando nel 1811 venne redatta la griglia di urbanizzazione di Manhattan, si voleva fare in modo che la First Avenue attraversasse per intero la lunghezza del distretto e non venisse quindi tronca, e quindi questo tratto a est della First Avenue, dove c'è il restringimento del territorio, si è pensato di nominarlo con delle avenue che recavano delle lettere dell'alfabeto e che sono quindi la avenue dalla A alla D. E per questo motivo questa zona si chiama Alphabet City. Qui sulla Avenue B di Alphabet City, al 151, c'è la casa nel quale viveva il popolare musicista Charlie Parker, soprannominato Yardbird. E ci stiamo dirigendo verso la Avenue C, che è particolarmente piena
di cittadini ispanici e latinoamericani. Per questo motivo è stata nominata come Loisaida Avenue, termine coniato dal poeta latino Bitman Bimbo Rivas, e che praticamente riecheggia il modo che avevano gli ispanici di nominare Lower East Side, in quanto questa zona un tempo faceva parte proprio del Lower East Side. Non è una zona particolarmente sicura, quindi vi sconsiglio di venirci, anche perché non c'è un granché da vedere. Io vi faccio vedere giusto un paio di robe, per esempio questo giardino comunitario che si trova all'incrocio tra la Avenue C e la nona strada, che è stato ribattezzato come la Plaza Cultural de Armando Perez in onore di un attivista ucciso durante una manifestazione nel 1999. Ecco, c'è anche un bel mural presente. Molto particolare le decorazioni che ci sono sulla cancellata. Questa è la Plaza Cultural de Armando Perez. Questo che si trova al 155 della Avenue C un tempo era conosciuto come C-Squat ed era un edificio molto frequentato da musicisti punk e tatuatori. Oggi ospita il Morius, Museum of Reclaimed Urban Space, e che ripercorre la storia di questo quartiere focalizzandosi principalmente sugli anni 70, quando era il centro della controcultura e del movimento punk. Avete visto quanto è affascinante l'East Village? È proprio ciò che amo di questa città, la sua multiculturalità, il fatto che sembra veramente di essere in un mini mondo, poche fermate di metro e vi ritrovate catapultati da una realtà all'altra. Questo era l'East Village, rimanete sintonizzati sulla pagina, ci sentiamo per i prossimi episodi dei video tour. A presto da Joe.